Per noi era una sfida fare il grano di qualità nel tavoliere, perché tutti quanti dicevano: no, non è vero, non è possibile, non si può fare. Ci occupiamo di asparago, pomodoro, finocchio, broccoletto, cavolo e poi grano duro. Seminiamo a novembre, raccogliamo a giugno, siamo 8 mesi nel terreno, quindi sono 8 mesi di attesa, pregando e sperando di fare un buon prodotto. Fino a 4 anni fa si produceva grano duro per fare massa, per venderlo al miglior offerente. Grazie al contratto Armando si è iniziato a puntare più sulla qualità anche in un territorio come il nostro, che è il sud Italia, che può essere la Puglia, la Campania, il Molise, l'Abruzzo. Un grano con un alto contenuto di proteine da una pasta di migliore qualità. Il vento in alcuni casi è un nostro alleato, soprattutto quando è molto fresco e asciutto. Per me è il lavoro più bello che esista, in mezzo alla natura, libero di fare ciò che si vuole, di scegliere i prodotti che vogliamo produrre. Il fatto che il grano sia italiano serve a dare reddito a noi imprenditori agricoli per poter preservare il territorio, perché siamo rimasti gli ultimi conservatori del territorio. Se non c'è più agricoltura, non credo che poi si riesca ad avere un territorio come questo.